Abbiamo da poco iniziato Maggio, mese mariano per eccellenza, durante il quale i fedeli amano visitare i santuari dedicati alla Madonna. Quest'anno, a causa della situazione sanitaria, ci, richia ci richiamo spiritualmente in questi luoghi di fede e devozione per deporre nei cuor nel cuore della Vergine Santa le nostre preoccupazioni le attese e i progetti per il futuro. E poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere. Di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ricordatevi, il 14, 14 maggio tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità.